Renault 300 compie il suo primo percorso di prova. Non è un treno di lusso, ma un treno costruito secondo un nuovo concetto. L'ingegnere progettista lascia i comandi durante il viaggio di collaudo. I rappresentanti della RAI, della televisione e della stampa lo intervistano. Queste fotografie raccontano come è nato l'elettrotreno 300. Ecco l'elemento componente la sua intelaiatura. I motori elettrici sono gemelli di quelli che consentirono di raggiungere la velocità di 203 km orari su strada ferrata. Una simile velocità limite, la quale dipende oltre che dal treno da particolari condizioni dell'armamento dei binari, permette di raggiungere agevolmente i 140 o 160 km orari con piena sicurezza e stabilità. Ogni organo viene sottoposto prima del montaggio ai necessari collaudi e controlli. Ecco le bobine dei collettori attentamente esaminate. Ma la novità portata da questo treno, più che negli organi motori, i quali sono il perfezionamento di quelli degli altri elettrotreni rapidi, è nella sistemazione dei viaggiatori e dei servizi. In esso si è attuato il concetto che il viaggiatore non debba rimanere bloccato nel suo posto per tutta la durata di un lungo viaggio, ma sia messo in condizione di muoversi liberamente nel corpo del treno più di quanto non possa avvenire in un aereo e quasi quanto si possa fare in una nave. L'ingegnere progettista delle Ferrovie dello Stato segue la costruzione con i tecnici della Preda. Dopo i collaudi, i carrelli motori vengono definitivamente montati. Il salone di testa prende forma sotto gli occhi dell'architetto consulente. Architettura e arredamento devono trovare le loro soluzioni nel rigore di uno spazio dominato da imperiose necessità tecniche. Poltrone spostabili negli scompartimenti viaggiatori divisi dal corridoio da una sola lastra di vetro infrangibile. Ecco il vano per il piccolo bagaglio. La sala da pranzo e da soggiorno, ampia e chiara, è decorata da pannelli dipinti alle pareti. Ma tra le novità maggiori sono i saloncini posti alle due estremità del treno. In essi potranno susseguirsi a turno i viaggiatori. I vari elementi sono stati collegati insieme. Si eseguono i collaudi da fermo sui vari congegni, dai freni al condizionamento d'aria. L'elettrotreno è pronto per andare sulla linea elettrificata per le prove in movimento. L'equipaggio dei ferrovieri sale a bordo per la prima volta. Il complesso dell'elettrotreno di 7 pezzi è lungo 1,166 m circa. Hanno inizio i collaudi dell'impianto di condizionamento d'aria, che garantisce in ogni stagione
una temperatura che potrà essere stabilita tra i 18 e i 25 gradi e con un determinato indice di umidità. La temperatura negli scompartimenti è quella voluta. Il corrispondente della RAI registra le sue impressioni durante il collaudo. Il lungo convoglio attraversa il ponte sul Po a forte andatura. Tutti gli organi motori, quelli di trasmissione e i freni, stanno per essere sottoposti a notevoli sforzi. Controllo dell'impianto radiotelefonico, che permette anche il collegamento con la rete telefonica a terra, viene compiuto mentre l'elettrotreno è lanciato alla più alta velocità. In questa curva, abbordata a 140, è particolarmente evidente la stabilità del convoglio. I piccoli apparecchi contachilometri registrano secondo per secondo il documento della corsa del treno, con tutte le sue accelerazioni, rallentamenti, frenate. I macchinisti portano all'esame dei tecnici e degli ingegneri la registrazione della corsa. Compiuto il collaudo, gli operai delle officine Breda di Sesto San Giovanni, che hanno costruito questo treno da primato, lo vedono partire per iniziare la sua vita nel mondo delle ferrovie. Nelle ultime ore della notte, che precedono l'entrata in servizio, il personale dei vagoni letto prende d'assalto l'elettrotreno. Entra nelle lucide cucine. Lo squattero ripone i bicchieri. Il maître è soddisfatto dei tavoli apparecchiati per la prima colazione. Arrivano le ultime riviste nella piccola bottega di bordo e il barman, col suo aiutante, sistema in cantina le bottiglie che dovranno servire per i brindisi del primo viaggio. Convoglio entra in stazione.
queste veloci immagini vi trasporteranno per 10 minuti nel super elettrotreno che congiunge Napoli con Milano, passando per Roma, Firenze e Bologna. Corsa per la campagna romana, il convoglio si arresterà per poco alla testata di Roma Termini. Sta per ripartire. Ne approfitteremo per salire a bordo. Forse una piccola stella di Cinecittà, va a Milano per un provino alla televisione e prende posto in uno scompartimento. È un treno questo ancora più bello di quelli che una volta si fabbricavano per i re. Con un calcolato sovrapprezzo, ogni viaggiatore può prendersi questo piacere. Raggiunto nella sicurezza, nella velocità e nel conforto, assicura un primato di modernità. L'architettura del convoglio si ispira assieme a quella di un aereo transoceanico e di una nave per passeggeri. La concezione e la costruzione di questo treno italiano hanno creato un modello sicuramente non inferiore a nessun altro europeo o nordamericano. La silenziosità, il molleggio, l'aria condizionata e tutta la parte meccanica sono perfetti. Uno straordinario passo in avanti è stato fatto per l'arredamento, l'architettura e l'impiego di nuove materie prime e di concetti moderni. Un personaggio che era stato inventato dall'aviazione compare sul treno. La hostess, la quale è pronta a fornire indicazioni e ad aiutare i viaggiatori.
cachè, imposta la giornata controllando la provvista di bordo. I cuochi sono in piena attività, in una cucina smagliante che sembra progettata per un velivolo interplanetario. Detto all'impianto radio, alterna le comunicazioni più varie sul viaggio, sia dirette che registrate. Il treno è concepito in modo che sia possibile ai viaggiatori di muoversi tra i saloni Belvedere, il bar e il ristorante con piena libertà, senza restare inchiodati sul posto. Davanti al barman, ad uno sfilano i passeggeri. Se egli fosse uno scrittore, potrebbe narrarci uno straordinario romanzo. Ognuno si confida volentieri un poco con l'uomo dietro il banco. Visita sul treno sono già quasi trascorsi. Dedichiamo gli ultimi momenti ai macchinisti. Dall'alto della piccola cabina di guida vedono la via ferrata avventarsi incontro a 150 km l'ora.